Un nuovo appuntamento con i consigli di lettura, un nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Oggi parliamo di una figura molto bella, di una beata ad un anno dalla sua beatificazione, Benedetta Bianchi Porro. Vi presento questo libro edito dalla San Paolo, biografia autorizzata, firmata da Don Andrea Vena, che è sacerdote e collaboratore pastorale all'Università Cattolica di Milano. Salve Don Andrea, benvenuto. Buonasera a voi, grazie. Allora, una figura importante, bella, profonda, quella di Benedetta Bianchi Porro. I santi, e leggo nella prefazione del Cardinal Comastri, sono come un archivio di esperienze dove è possibile fare continue scoperte. E allora, quali sono le scoperte che è possibile fare grazie alla vita e alla spiritualità della beata Benedetta Bianchi Porro? Diciamo che la scoperta più bella è quella della vita. È la gioia della vita al di là della tua condizione. Viviamo in un contesto, quello di oggi, che, come ricorda spesso Papa Francesco, c'è la cultura dello scarto. Benedetto invece è la cultura della scelta, la cultura della vita, la cultura della passione del fare le cose al di là della tua condizione fisica. E questo si riflette totalmente nella vita di Benedetta Bianchi Porro. Una curiosità, Don Andrea, quando e come si è approcciato alla sua storia, alla storia di Benedetta? Ma potrà sembrare far sorridere anche, eppure lo sappiamo che Dio ci riserva sempre delle sorprese. Era nel 1990, quando ho avuto problemi di salute, soprattutto di sinusite cronica, e mi sono portato a Sirmione per le terme. Ed è in quel contesto che ho incontrato la sorella di Benedetta. E con lei ho cominciato un cammino di conoscenza, ma senza richiederlo, solo perché aveva dei figli giovani, ci trovavamo in piscina insieme. Eppure pian piano ho conosciuto le sorelle, il fratello, la mamma di Benedetta e mi sono appassionato a questa figura in maniera incredibile. 10 anni di distanza da questi incontri, che potevano sembrare incontri normalissimi dentro un intreccio della vita, sono sceso a Roma a studiare alla Gregoriana, teologia spirituale. E anche qui un incontro fortuito sotto lo sguardo umano, ma ben tracciato dalla provvidenza di Dio. Psicologia me la faceva il professor Ravaglioli Alessandro di Forlì, la diocesi di Benedetta. Certo. E è stato lui a propormi di fare un primo lavoro sul cammino progressivo di Benedetta in chiave psicologica spirituale. E dico, guarda un po', dopo 10 anni dall'incontro di questa figura, guarda Benedetta come mi sta venendo incontro. E allora è stato un segno proprio della provvidenza, quasi quasi mi verrebbe da dire, Dio mi ha preso per il naso, ecco. Don Andrea, lei sempre per le edizioni San Paolo ha anche curato l'edizione degli scritti completi della beata Benedetta Bianchi Porro. Vorrei anche sottolineare anche l'influsso francescano nella beata. Ecco, come e quando il santo di Assisi ha agito nella sua vita? Benedetta era una grande lettrice, leggeva libri e soprattutto durante il tempo della malattia leggeva molto i libri dei santi, come le lettere di San Paolo, e basterebbe riprendere in mano l'indice tematico dei testi per accorgersi di quanto lei ha fatto e di quanto lei si sia impegnata in questo. Ed è proprio in questo contesto che lei scopre il valore dei fioretti, il valore dell'esperienza, ma soprattutto il valore della croce. Non dimentichiamo che Benedetta è stata una crocifissa sul suo letto al termine della vita e guardava Francesco come l'uomo crocifisso che meglio l'aiutava a comprendere il valore della croce che lei stessa stava vivendo e sperimentando. E il suo desiderio era quello di poter essere sepolta al santuario del Frassino, proprio a 2 passi da casa dove lei è morta. Proprio perché era un luogo di pace per lei, dove lei andava a pregare e dove i frati custodiscono anche questo luogo santo. Ma in quel contesto non è stato possibile per lei
finire ed essere sepolta lì. Perché la sua è una santità feriale? Una santità feriale perché Benedetta, se ci pensiamo bene, innanzitutto è una laica. Non appartiene a nessuna congregazione, non appartiene a nessun movimento, a nessuna associazione e paradossalmente non ha mai avuto un padre spirituale regolare. La sua santità è nata dalla vita quotidiana, dalla capacità di lasciarsi interrogare dalla vita e di interrogare la vita. Poi saranno alcuni sacerdoti ad accostarsi perché a Lourdes le incontrava e che le offriranno le chiavi di lettura per capire la vita. Ma in sé Benedetta è una ragazza normale, una giovane studentessa, basterebbe camminare accanto a lei attraverso i suoi scritti e la sentiremo veramente come la ragazza nostra, quotidiana, la ragazza che piace studiare, ma anche la ragazza che butta al vento il libretto perché non ne vuole più sapere dello studio. La ragazza che affronta la fatica, la ragazza che gli piace danzare e che le piace viaggiare. Non è la ragazza che ti prega tutto il giorno, la ragazza che va a messa tutte le domeniche. All'inizio è una vita quotidiana che ti fa sentire alla pari. Ma a un certo punto Benedetta spicca il volo e ti lascia quella nostalgia di poterla seguire per vivere fino in fondo con lei. Ha citato appunto anche gli scritti, tanti scritti di Benedetta Bianchi Porro, e in appendice ci sono delle tavole sinottiche in cui vengono riportati i testi di alcuni autori letti da Benedetta e da lei stessa richiamati in modo più o meno esplicito. C'è Dostoevskij, c'è San Francesco, c'è Santa Teresa del Bambin Gesù. Ci sono appunto questi scritti ed è bello anche appunto questa sinossi che viene fatta tra gli uni e gli altri. Una domanda classica che si pone quando si parla di santità, di beati, di persone appunto che hanno accolto il Signore nella loro vita, hanno fatto la sua volontà. Quale eredità ci ha lasciato Benedetta Bianchi Porro? Io direi che innanzitutto Dio sceglie i suoi santi attraverso la Chiesa e li propone in tempi giusti. Io credo che Benedetta sia stata proposta oggi dalla Chiesa come modello di vita in un contesto culturale, storico, mi verrebbe da dire anche ideologico, che porta a scartare il malato, che porta a staccare le spine. E Benedetta invece ha cantato la vita dopo una crisi, perché anche Benedetta ha avuto il timore di fronte alla malattia. Anche a Benedetta è venuto il pensiero veloce di dire piuttosto che vivere in questo modo, mi tolgo la vita. Ma ha avuto amici che l'hanno aiutata a dare un senso alla sua vita. E sarà lei poi ad aiutare gli amici a comprendere in profondità la sua esistenza. L'eredità di Benedetta è veramente il canto della vita ed è una vita ordinaria, del sentirsi amati dal Signore al di là della propria condizione di vita. Un canto alla vita, nel sentirsi voluti bene nonostante le proprie infermità. E Benedetta ha cantato la vita nei riguardi di quanti le si sono affiancati, perché tutti tornavano a casa rinfrancati e lieti nell'incontrare una testimone di Vangelo vivente, non solo a parole, ma proprio attraverso la vita. A dire che vivere il Vangelo oggi è veramente ancora possibile ed è credibile. Una testimonianza molto forte, bella, autentica. Don Andrea, proprio in conclusione, una battuta. Lei come sacerdote, che cosa ha imparato magari appunto curando i suoi scritti, scrivendo questa biografia autorizzata di Benedetta Bianchi Porro? Anche in una parola, se vuole. L'ordinarietà. Come per Benedetta, la sua è una santità ordinaria, a me viene chiesto di valorizzare la spiritualità ordinaria. Non sono prete se faccio le cose straordinarie, ma se so vivere con intensità
la mia vita quotidiana ordinaria. Me lo insegna una maestra laica come Benedetta. E come scrive appunto nella prefazione il cardinale Angelo Comastri, che grande maestra è stata Benedetta e continua ad esserlo. E allora consiglio davvero ai nostri amici telespettatori la biografia autorizzata di Benedetta Bianchi Porro, ci sono anche tanti dei suoi scritti all'interno, ci sono tutte le date, proprio c'è la cronologia della sua vita. Il libro è edito dalla San Paolo ed è firmato da Don Andrea Vena, che ringraziamo per essere stato con noi e che aspettiamo, perché no, ad una prossima pubblicazione, ad un prossimo libro, sempre qui all'interno di Tra le righe. Grazie ancora, Don Grazie Andrea. mille, auguri a voi, grazie.